oggi, 5 aprile, e domani, sono due giornate importanti per questo comune, perché si va in una direzione che è stata tracciata alcuni anni fa, di cercare di valorizzare i nostri prodotti di eccellenza, che sono soprattutto il salame di Varzi. Poi seguono altri prodotti come la torta di mandorle, la frutta, i tartufi e altri prodotti come i formaggi. E quindi dobbiamo cercare, attraverso manifestazioni di un certo livello, oggi siamo ad un livello molto alto, di valorizzare questi prodotti. Oggi questa manifestazione, che si chiama Proloco in Fiera ed è organizzata dalla nostra Proloco, vede la presenza di 50 Proloco provenienti praticamente da tutto il paese Italia. Che cosa sono venuti a fare a Varzi queste Proloco? Queste Proloco sono venute a Varzi perché sono frutto di un discorso che dura da anni, nel segno di un'amicizia e di una collaborazione, che è inteso a far conoscere i prodotti di eccellenza enogastronomici, che in Italia sono tantissimi, al popolo, alla gente di Varzi e dei comuni vicini, e ci auguriamo della provincia, e non solo della provincia di Pavia. È un modo di confrontarsi, oserei dire, abbastanza originale, e quindi dobbiamo sicuramente fare i nostri complimenti alla presidente della Proloco, che ha messo in piedi questa manifestazione, che è già la seconda edizione. Noi in 4 anni, per realizzare il progetto che avevo detto poc'anzi, abbiamo messo in piedi qualcosa come 400 manifestazioni, praticamente 100 all'anno, che vanno dalla primavera all'autunno, e che praticamente se ne fanno quasi tutte le settimane, c'è un qualche cosa, che coinvolge non solo il capoluogo ma anche le frazioni, e comporta uno sforzo enorme da parte sia degli assessori comunali, che qui ringrazio, ne abbiamo 3, quello della cultura, quello dello sport e del turismo e quello delle attività produttive, che tutte e tre in sinergia fra loro danno vita a queste manifestazioni per promuovere i prodotti che ho detto prima. Quindi la Proloco va a completare questo quadro e collabora, anche perché con noi la Proloco c'è proprio questa collaborazione all'insegna di raggiungere determinati obiettivi. Noi oggi qui abbiamo, come avete visto, la presenza di 50 Proloco che vengono da tutta Italia, dalla Sardegna, da Samassi, dalla provincia del Basso Campidano, di cui avremo ospite oggi il sindaco e il presidente. Poi vengono dalla Sicilia, dalle Marche, dal Lazio, dal Veneto, dalla Lombardia ovviamente, dal Piemonte, un po' da tutta Italia, proprio portando i loro prodotti per poterli farli conoscere alla gente di qua e alla gente del circondario e alla gente ci auguriamo, della provincia e non solo. Possiamo dire che, se è vero, come è vero, che l'Italia è il paese dei 1000 formaggi, dei 1000 salumi, dei 1000 vini, il compito delle istituzioni è quello di farli conoscere e apprezzare. Quindi le Proloco, insieme a tutti gli altri enti preposti, quindi i produttori, i consorzi, le camere di commercio, gli assessorati dei vari enti della provincia o delle comunità montane, hanno il dovere, sacrosanto dovere istituzionale, di fare conoscere questi prodotti per creare, e qui sta il nocciolo della questione, consapevolezza nel consumatore, per far conoscere al consumatore che esistono certi prodotti di eccellenza, e quindi mettere in condizione il consumatore di fare scelte mirate e scelte gratificanti. Questi prodotti di eccellenza costituiscono un patrimonio enogastronomico eccezionale e pertanto vanno considerati come una grande risorsa da gestire con oculatezza e da offrire con intelligenza
per promuovere un turismo adeguato a questi prodotti. Quindi, se sono prodotti di eccellenza, dobbiamo promuovere un turismo di eccellenza. Degustare un prodotto sul posto è una cosa molto bella e sicuramente dà al prodotto un valore in più. Però, come nel caso nostro oggi, portarlo in giro per il paese Italia da quelli che lo producono, ritengo abbia ancora un valore maggiore, perché si porta, in questo caso fra noi, questi amici delle Proloco che sono venuti, portano una propria identità e anche il proprio territorio che è rappresentato dai loro prodotti. Ecco, queste sono le motivazioni che ci hanno spinto ad organizzare, con i pochi mezzi che si hanno a disposizione di questi tempi, una manifestazione che riteniamo molto importante e che ci auguriamo abbia successo. L'anno scorso la prima edizione ha registrato un grande successo di pubblico che ha apprezzato l'iniziativa. Quest'anno abbiamo, a differenza dell'anno scorso, sicuramente qualche espositore in più e poi il bel tempo, perché l'anno scorso c'era avuto tempo, quest'anno c'è un sole stupendo e quindi ritengo che la manifestazione avrà un sicuro successo. Grazie.